Spooky, spooky ant. La caccia allo spettro. Cioè, ma perché io dovrei decidere di prendere infarti? 1, 2, 3, 4. Can I have a little more? Ragazzi, Halloween è arrivato anche su Piggy. E hanno messo un corpo. È bellissimo quel corvo. Ho tanta sfortuna, però io lo voglio. Così porto sfortuna agli altri e vinco io. E che cosa avranno messo dentro Piggy? Zucche? Hanno messo lucine? Hanno messo ragni? Ma oltre tutto questo, hanno messo delle nuove skin, tra cui una segreta. E quello che voglio andare a fare io è sbloccarla. Mi raccomando ragazzi, se volete anche voi questa skin, iscrivetevi al canale e seguite tutti i passaggi che farò. Quindi andiamo a spaccare qualche zucca di Halloween. Ciao bella maiala, quanto tempo che non vedevo le tue narici. Qua perché la tua casa non è addobbata per Halloween, eh? Me lo spieghi? Facciamo una cosa, andiamo nello shop perché hanno aggiunto le skin extra. Extrazionale. Ok, oh sì. E quindi ci abbiamo Piggy Zucca. Boom Piggy. Io la faccio esplodere quella zucca che ti ritrovi. Intanto non è cervello. E poi Crow. Ragazzi, è bellissimo! Tutti dicono i corvi sono così spaventosi, fanno paura, ma questo è così carino! Poi ti tagli in due con la falce, però intanto, e perciò lo prendo, vai, e mettilo subito! Hanno aggiunto tra l'altro una nuova trappola che qua non esiste, proprio in questo spazio, in questo buco nero, troverò la trappola! La tomba trappola. Perciò ragazzi, iniziamo. Per trovare la tomba trappola dobbiamo andare dal lupo e chiedergli se può mangiare tre porcellini. No, scherzo. Dobbiamo andare nel primo capitolo di Halloween. Vabbè, ciao, sono Pingu il Tappo. Ok ragazzi, per sbloccare la tomba cosa dobbiamo andare a trovare delle ossicine. Giustamente la zucca con la testa di Piggy. Ma è bellissima sta zucca. Mamma mia che zucca che c'ha. Piggy è tutta una zuccona. Ecco, ecco perché ogni volta sbaglia. Se non sbaglio, guardate luci. L'avevo detto io. In teoria dovremmo andare a prendere delle ossicine, Pingu, che ci servono per fare lo scheletro. È stato fatto lo scheletro. Ma è possibile? Allora scusa un attimo. Allora cosa bisogna fare? Bisogna andare a trovare la testa. Ok Pingu, tocca a noi. Dobbiamo essere più veloci degli altri. Perché dobbiamo prendere queste ossicine? Perché dobbiamo prendere tra l'altro queste ossicine? Che voglio fare lo stufato. Stufate il mio lo stufato. Allora abbiamo preso il nostro primo osso, perché noi dobbiamo fare quel maledetto scheletro bellissimo, che in realtà è bruttissimo, però dobbiamo fare lo scheletro. E perciò dobbiamo completare tutta la mappa, Pingu. Dobbiamo trovare la chiave arancione. Ce l'ho, eccola, chiave arancione. Vai con la chiave arancione. Cioè che cerchi di fare? Ma quello là si è messo la testa. Oh mio Dio, è crocione. Io ho le chiavi giuste. Una chiave che apre la porta. Oh, ecco qua c'è una bella scultura. Le forbici, ok, devo prendere le forbici. Siamo a due pezzi. Se non sbaglio so sei. No, no, non farti seguire la procione. Io ho aperto qua. Quante zucche teste di Piggy di Halloween? 3. Senti, io mi sono stufato. Voglio fare lo stufato, attenti. Dovrebbe essere qua dentro l'altro pezzo. Vediamo se è qua dentro. Eccolo l'altro pezzo. Oh mamma mia, ci manca poco. Manca poco, Pingu. Non ti preoccupare, non ci faremo incastrare dal procione. Non ci ruberà il televisore di casa. Non ti ruberà i polaretti. No ragazzi, che scappate tutti qua? Ah, ecco perché è scappato, ora capisco. Aiuto, aiutatemi. No, ha fatto la fine del procione. Dentro la spazzatura. Di aprire la chiave della porta verde. Mi scusi, ma lei è l'uomo sulla luna? Sono rimasto solo. No!
Ti prego, ti prego. Non era mia intenzione. Volevo solo giocare. Volevo solo trovare e fare il mio scheletro bello. Chiave blu? Lorenzo magnifico? Magnifico, ma come magnifico? No, giuro, non ho niente nel mio portafogli. Giuro, mannaggia la miseria. Appunto perché non ho niente nel portafogli. Eccola. Ok, dalla chiave azzurra si prende la chiave verde. Dalla chiave verde si può fare l'albero. Si fa l'albero. Dopo l'albero si fa il cestino. No, 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 non è il cestino. Com'era la canzone? Apri. Non mi avrei mai. Non mi rompere mai le chiavi di casa. Utilizza quel piede di porco e mettitelo, tu sai dove. Senti, non sei il primo che mi vuole uccidere. Mettiti in coda. Possiamo andare a prendere. Dov'è la lavatrice? Ecco la lavatrice. E poi, dopo aver preso l'ultimo pezzo, ecco, ma perché mi rimango sempre solo? Dai, poliziotto, ti do un'anguria. Anzi no, ti do una zucca, vai. La zucca è nutriente, ci fa il risotto. L'ultimo pezzo mi manca. Mi manca la testa della maiala scheletrica. Ragazzi, quelli sono i resti della maiala dopo Natale. Dopo Natale purtroppo non rimarrà più carne, rimarrà uno scheletro. No, no. Pingo, ancora che ti lamenti per il fatto che sei basso. Ho capito che so tappo, però. Apri. Sì, eccola la testa della maiala. Ma è piccola sta maiala. No, è lo scheletro di George. No. George, no, ti prego, non porre fine, perché si è finito male. Ok, ragazzi, lascia qua. No, hai preso lo scopettone. E che fa l'inserviente? Fa il bidello, non lo so io. Vieni qua, bellina, bellina. No, è diventata bruttina. Mannaggia le zucche, devo prendere la rosa. Ok, forse la rosa è meglio che la chiedo al mercato ambulante, non lo so. Tu vuole le rosellina? Io sì, vuole le rosellina. Dammi rosellina, ti prego, dammi rosellina. Io per un minuto. Oh, eccola. Dov'è Simone Cristicchi quando serve? Che canta. Ti regalerò una rosa rossa. Sì, prendila. L'ho presa. 30 secondi! Mamma mia, altro che stufato, mi sto stufando io qua! Dagliela! Sì! Siete andato! Oh! Oh mio Dio! Oh! 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 Rush! Na 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 na! No, scusa, scappo! Ecco, l'avevo detto io! Sì! Ragazzi! Ho sbloccato la mia tomba! No, no. Qual è lo scopo di questa trappola esattamente? Poi la proviamo. Volevi fregarmi, testa di zucca, e invece ho fatto una zucca così. Ora dobbiamo prendere la skin segreta, Mr. Stitchy. E dobbiamo andare nella foresta. Ad Halloween tu dovevi andare nella foresta, dove ci sono i lupi mannari, dove ci sono i vampiri, dove appena senti un rumore di passi hai bisogno di andare a gabinetto. Pizza napoletana. Mi viene fame. Che ci fa pizza napoletana qua, ragazzi? È traditore. Ma come è traditore? Non voglio essere il traditore. Sono l'impostore. No, ma io per me essere l'impostore. Sapete perché? Perché in qualsiasi modalità noi possiamo prendere questa skin. Ragazzi, benvenuti sulla foresta. Allora, la prima cosa che devo fare è andare a prendere la prima aspetta, la prima candela. Perché dobbiamo prendere le candele. Ok, la prima candela si può trovare qua dietro. Aiuto, ok. Prima candela è mia. Ah, vero, pizza napoletana. Che poi ci mangiamo una bella pizza. Ok, dimmi a quante candele sono. Solo una, ecco l'altra candela. Ma tutte ste lapidi prima non c'erano. Ok, siamo un'altra candela. Sbaglio, quella è morta malissimo. Aiuto, aiuto, quella c'è un martello. Aiuto. Non era mia intenzione. Prendi l'altra candela. Dov'è la candela? Dov'è la candela? Eccola. Ciao candelina. Oh. Ah, ti saluto. Alla prossima, ciao. Ok, siamo a tre candele. Perché dobbiamo fare un rituale. Ciao Kitty, ma che ci fai Kitty qua? Ah, Francesco, ciao Francesco. Per favore, prega. Prega insieme a me. Ove, ove, ove. Mi nascondo dietro la tenda. No, no, Francesco, Kitty. Gatto curioso. Gatto, ti do croccantini se fai il bravo. Ti do croccantini se fai il bravo, ok?
ci siamo, l'ultima candela si trova qua dentro e poi potremmo sbloccare Mr. Stitchy. Eccola, mia, è tutta mia, solo mia. Eccola la fiaccola, Anto, vieni qua, Anto. Anto, vieni qua, no, Anto, no, lo devo fare io, Anto. Devo sbloccare io la skin. Qua. Hai ancora la torcia? No! Non doveva andare così! Non ci voglio credere! Ci siamo, ecco il rituale! Oh mamma mia! Guardate che bello! Occhio d'occhi! Mr. Stitchy! Porca miseria, devi seguirmi, Mr. Stitchy! Ok, attenzione, quello che sta per accadere è epocale. Dobbiamo accompagnare Mr. Stitch alla caverna, perché lui deve entrare dentro quel portale. Ma per farlo devo seminarli. Devo seminarli. Oh mamma mia. Oh porca miseria. Ok, Mr. Stitch è davanti. Entra. Entrato. Wow, l'ho sbloccata. E vai. Sì dai, completiamo tutto. Vai Pingu, ce l'abbiamo fatta. 30 secondi, abbiamo completato la mappa, abbiamo preso pure la skin. Ma che pro che siamo, che prosciutti. Aspetta, aspetta, ok, 20 secondi, 20, 9, 19, 18. Ciao, 32 sì. Minuti di adesso vediamo extra skin Mr. Stitchy. No vabbè, bellissima. Però non la voglio utilizzare, voglio utilizzare il corvo, dai. Ragazzi, ok, sono il corvo. Facciamo dolcetto scherzietto. Volete qualche caramella? Mi sono venuto a prendere giusto giusto direttamente a scuola, perché so che molti di voi stanno soffrendo la scuola. È il momento di darci un taglio, un grande taglio. Ciao a tutti, sono il corvo dei quattro gusti. Sono venuto a scuola per festeggiare Halloween insieme a voi. Christopher, ma lo sai che è inquietantissimo Christopher. Ti ci dia un taglio Christopher. Dolcetto scherzetto, anzi scusa, dolcetto mucchietto. Quello che sei diventato, un mucchietto di Lego sei diventato. Allora, guarda, ti posso dire una cosa, Anto? Ti faccerò la strada con la mia enorme falce. Ehi, senti, mi hanno chiamato in diversi modi. E io rimango l'uccello del malaugurio. Oh, porca miseria. Le tombe sono dei zombie pigli. No, bellissimo. È la tua ora. Ma che stupaccio, Anto! Dolcetto scherzetto. E vedi che troppe caramelle ti prendono le carie, eh? Ma tu, ehi, non si gira nudi per scuola. Che fai? Cosa vogliamo fare? Ti prendi la tomba? Vabbè, ma si è buggata. Pensa. Porca vacca. Sono solo un semplice uccello del malagurio. Ma no. Vabbè, ma stavo solo parlando tra me e me. Ok ragazzi, io direi che questo video su Piggy Halloween Update lo posso anche terminare qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto. E nulla, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. C'è un sacco di pollice in su. Qua dal vostro Lorenz è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. E ciao.